Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti pan di zenzero. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per i biscotti, farina di tipo 00, noce moscata, zucchero semolato, zenzero in polvere, cannella in polvere, burro, miele, bicarbonato e uova. Per la glassa, zucchero a velo, albume d'uovo e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, lo zucchero, il bicarbonato, la cannella, la noce moscata, lo zenzero, l'uovo, il burro e il miele. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Compattare l'impasto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporlo in frigo per almeno mezz'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Adesso con delle formine ritagliamo i biscotti che posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di decorarli con la glassa. Per chi non avesse lo zucchero a velo, può utilizzare lo zucchero semolato nella stessa quantità, lo mette all'interno del boccale e lo fa polverizzare per 10 secondi a velocità 10. All'interno del boccale lo zucchero a velo, l'albume, e il succo di limone. Azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 6. La ghiaccia reale è pronta, trasferiamola in una sacca a poche e decoriamo i biscotti. Adesso decoreremo i biscotti con la glassa che abbiamo posizionato in una sacca a poche. Biscotti pan di zenzero. Grazie e alla prossima ricetta!